San Ildefonso Schuster. Ludovico Alfredo Luigi nacque a Roma l'8 gennaio 1880 da Anna Marta Tutzer e dal caposarto degli Zuavi Pontifici Giovanni Schuster. Nel 1891 entrò nell'abbazia benedettina di San Paolo fuori le mura di Roma e divenne monaco col nome di Ildefonso. Eletto abate della stessa comunità benedettina, gli furono assegnati compiti e incarichi sempre più impegnativi. Il 26 giugno 1929 venne nominato arcivescovo di Milano e quindi cardinale. Durante la Seconda Guerra Mondiale si impegnò in opere di assistenza per tutti i bisognosi, senza distinzione di parte. Il 30 agosto 1954 morì a Venegono. È stato beatificato da Giovanni Paolo II.